Vediamo, vediamo in questo video vuole una relazione senza impegno. Ecco come reagire. Prima però metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e condividi questo video con i tuoi amici. Poi, se vuoi fare una donazione al canale, e ben accetta. E se ti vuoi abbonare, abbonarsi è facile, basta che vai nella home page, tastino Abbonati, che sta vicino al tasto di iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer. E veniamo al tema. Vuole una relazione senza impegno. Ecco come reagire. Se ti sarà capitato, o ti sta capitando, o magari ti capiterà, di trovare un uomo che ti piace, di cui ti innamori, tra virgolette, e che pensi che potrebbe essere la persona giusta per costruire una relazione sentimentale affettiva. Però, c'è sempre un però nella vita, questa persona ti dice: guarda, io però non voglio impegni, voglio, se vuoi ci vediamo, ci frequentiamo, ci vediamo quando capita, ma senza impegno. E poi magari ti propone il caso peggiore solo parcheggio del cimitero il giovedì sera. Nel caso migliore, prima magari ogni tanto da Ciccio Giropizza 5 euro o da Gigino il Bibitaro si riesce a fare qualcosa. Insomma, comunque è inquietante per una donna da un certo punto di vista avere una relazione con un uomo indeciso, perché poi ci sono anche quelli che invece portano avanti una relazione, simil fidanzati, diciamo così, ma non da anni, ci sono persone anche da 10, 15, 20 anni. Per dire, no? O un anno, due, tre, ma senza, diciamo, volersi impegnare. Quindi, per questa persona, fondamentalmente, devi partire da un presupposto: tu non sei la sua priorità! Perché se fossi la sua priorità, a quest'ora starebbe con te. Se tu fossi la sua priorità, a quest'ora si metterebbe con te. C'è poco da fare. Che ti piaccia o che non ti piaccia, le cose vanno in questo modo. Se invece lui non si mette con te, perché di te non gliene fotte un cazzo di impegnarsi? E allora, diciamo, poi è ovvio che, come dire, dipende, ovviamente devi tenere presente questo, che il suo comportamento dipenderà dal tuo comportamento, perché guarda che ti garantisco che questo qui non è che non vuole impegnarsi in assoluto, perché se dopodomani trova una che sa prenderlo, e a te ti fa, quella magari se la sposa in un mese. Questo è un dato di fatto. Se poi invece già uno che è già sposato, allora sei tu che sei una locca che, come dire, prendi lucciole per lanterne, come credevi fosse amore, invece era un parcheggio del cimitero, diciamoci la verità. Allora, bisogna capire gli uomini e capire la mancanza di investimenti. Un uomo distante, un uomo che non si vuole impegnare, è un uomo che ha il controllo e che non ha paura di perderti. La paura di perderlo ce l'hai tu. E questo è necessario. Per spingerlo ad impegnarsi è necessario portarlo fuori, farlo uscire fuori dalla sua zona di comfort in modo da creare una sorta di shock emotivo. Dargli troppe attenzioni senza riceverne indietro non può e non potrà mai convincerlo ad impegnarsi. Si trova in una zona di comfort dove sa che tu gli darai sempre attenzioni e quindi starà aspettando una di cui innamorarsi che non gli darà attenzioni, che sarà lui che dovrà sbattersi, farsi il culo per avere delle attenzioni. E questo che ti piaccia o che non ti piaccia funziona in questo modo. Poi, come dire, De gustibus non disputandum est, io ti dico che le cose stanno in questo modo. Se tu non pensi che stanno in questo modo, cazzi tuoi, fai quello che vuoi. Se vuoi impegnare un uomo e se vuoi spingerlo ad avere una relazione stabile, devi fargli vivere una sfida. È necessario le sfide, la presa di distanza, il no contact, l'amplificare i turbamenti. Il farlo sentire una merda, farlo sentire piccolo, diciamo, come maschio, è tutto fondamentale per
Quale motivo? Per spingerlo ad investire su di te. Il suo tempo, le sue energie, il suo denaro, e investendo su di te si coinvolgerà, tenderà a coinvolgersi. E poi c'è un'altra cosa da fare: tu non devi soffrire per questa situazione, tu devi amare chi ti ama. Se questo non ti dà nulla in cambio, non devi dargli neanche tu. Questo è il punto di partenza. Almeno così facendo potrai giocare ad armi pari. Almeno così facendo potrai avere la speranza, dico la speranza, che lui si possa coinvolgere, che lui si possa innamorare. E metti su, triangolalo all'istante. Inizia a, intanto, diciamo, creare un punto di distacco. Devi sfancularlo. Quando ti cercherà non devi rispondergli, devi tagliare necessariamente e crearti una nuova identità migliore, cioè non che devi stravolgerti, devi diventare una donna migliore, più intraprendente, più irriverente, più, come dire, menefreghista nei suoi confronti, più indifferente nei suoi confronti. Coltiva la tua femminilità, coltiva le tue passioni, coltiva altre amicizie maschili, esci con altri uomini, fai altre cose, datti altre emozioni. Perché questo è l'unico modo per poterlo sfidare. Il fatto di farlo sentire inferiore ad altri, farlo sentire piccolo da un punto di vista, sia come devi svilirlo sia come uomo, perché tu conoscerai uomini di successo, questo sarà qualcosa poco di più incatramista, non lo so, poco di più, e quindi tu avrai tutte le chance, tutte le possibilità di agire diversamente. E poi stimolare, con l'indifferenza stimoli l'abbandono, stimoli il rifiuto, stimoli la disistima, stimoli il confronto, il paragone, il confronto fallimentare con altri, la comparazione fallimentare con altre persone, stimoli, diciamo, il fatto di farlo sentire inadeguato, farlo sentire uscito difettoso dalla fabbrica. Insomma, devi rovesciargli addosso un po' di merda, perché soltanto se gli rovesci la merda, lui ti darà il risotto. E questo è un concetto forte. E non deve aver paura di perderlo. Se ne va fuori un coglione, avanti un altro, perché la tua dignità non ha prezzo, come si diceva, tutto il resto... si compra con la carta di credito, ma la tua dignità non ha prezzo e tu non devi svenderla. Fai questo e vedrai che la clessidra si potrà ribaltare, e se si ribalterà e lui verrà, dovrà cospargersi il capo di cenere, dovrà prendersi degli impegni, farti conoscere la madre, gli amici, i fratelli, le sorelle, prendersi impegni ufficialmente con te. Che ne so, intanto la prima cosa è dire pubblicamente al mondo che è impegnato con te, ai parenti, agli amici, alle persone a cui tiene, e poi prendersi degli impegni, quindi che possono sfociare in un fidanzamento, una convivenza, un matrimonio se vuoi, insomma i figli, insomma dipende, poi se c'hai 75 anni ovvio che i figli non puoi fare, però diciamo un qualcosa che possa essere, se questo è il tuo obiettivo. Se il tuo obiettivo invece fosse solo edonistico, vai al parcheggio del cimitero e non stai a rompere i coglioni, però questo è un dato di fatto. Bene, metti un like, condividi questo video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, fai una donazione al canale, se vuoi ti puoi abbonare, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tasti in abbonati, vicino a tasti iscriviti, seguimi su tutti i miei social, Instagram Massimo Termasco ufficiale, TikTok Massimo Termasco, e ti do appuntamento al prossimo video.